Professoressa Azzurri, ricomincia l'anno scolastico, con quali auspici? Ha salutato i ragazzi che sono tornati a scuola, i ragazzi nuovi che cominceranno questo percorso, quello delle scuole superiori, e cosa li aspetta quest'anno dal punto di vista del percorso formativo? E allora cominciamo proprio con sotto tutti i migliori auspici, perché ci sono coloro i quali stanno proseguendo un cammino già intrapreso e sono felicissimi perché consolideranno le competenze che hanno acquisito, ecco, durante i percorsi precedenti, e ci sono coloro i quali invece si apprestano proprio a questo mondo nuovo. Il mondo nuovo per loro è quello della curiosità, della crescita intellettuale, della volontà di socializzare, di creare nuove amicizie, nuove relazioni. E dobbiamo dire che abbiamo iniziato proprio bene con l'inserimento di un'alunna meravigliosa che viene dal Messico, grazie all'intercultura, che frequenterà proprio il nostro istituto. Quindi oggi, proprio nel segno del welcome, è già cominciata appunto ieri la nostra avventura, e questi ragazzi sanno, ecco, di poter contare, di essere garantiti da un sistema formativo ed educativo che non li lascerà per un bel, ecco, possiamo dire, pezzo della loro vita. Uno dei problemi che di solito le famiglie nelle quali incorrono è quello dell'acquisto dei libri. È sempre un continuo problema. Lei cosa consiglia di fare? Come consiglia di comportarsi a tutte le famiglie? Noi abbiamo un progetto già ben consolidato nel tempo e questo è stato veramente encomiabile, per cui abbiamo riproposto quest'anno l'Open Day nei primi giorni di settembre per i nuovi iscritti, ma anche per tutti i genitori degli alunni e delle altre classi, perché questi infatti si sono apprestati a venire qui per ritirare in comodato d'uso quello che per noi è già il progetto dei libri per tutti, che realizza l'articolo 3 della Costituzione, dove è sì compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'esercizio di un diritto che è un diritto soggettivo naturale, il diritto allo studio, alla continuità e alla costruzione di una personalità. Questi Quindi sì, ragazzi devono avere cura di quei libri che utilizzano per gli perché anni questi di trascorsi. fatti li restituiscono dietro appunto il compenso di una breve somma che viene data appunto all'istituto, che poi si appresta appunto a svolgere una vera e propria gara per l'acquisto di essi. Ecco, dietro una piccola somma questi ragazzi, con una sorta di found, no? Rotation, found and rising, ecco, nelle parole insomma anche un pochino magari più difficili, riusciamo attraverso questa piccola somma ad avere i libri per loro, che poi li restituiranno alla fine dell'anno o del biennio o del triennio, pronti, tranne è ovvio quelli che per obsolescenza o per cambio naturale, ecco, non sono più utili ai ragazzi. Ebbene, questi riescono ad avere sempre, e questo rende tutto molto più facile alle famiglie e alla scuola.